Presidente Biasillo, dopo una partita del genere, quanto ha sofferto in tribuna? Ho sofferto molto, sapevamo che stasera sarebbe stata una partita molto dura, l'avevamo preparata bene, i ragazzi stanno bene fisicamente, erano concentrati e convinti di venire a fare una bella partita. Sicuramente il risultato non era scontato, abbiamo incontrato un'ottima squadra, tecnicamente e tatticamente sono molto forti, messi bene in campo, però il mister Baluzzi aveva preparato questa partita anche se solo con la seduta d'allenamento di ieri, però l'ha preparata nei particolari, con un allenamento soprattutto legato ai tiri piazzati, e infatti poi sono stati un po' la svolta di questa partita. Sapevamo di poter far bene, oggi era un trampolino importante per noi, era un ostacolo molto difficile da superare, però è andata bene. 3-1 ci ripaga del lavoro che stiamo facendo sia a livello di squadra sia a livello societario, quindi sono molto felice. Sullo 0-0 poteva succedere di tutto, alla fine poi ha sbloccato quel calcio di punizione, però diciamo era quello che si aspettava, soprattutto considerando l'avversaria. Sì, sicuramente sullo 0-0 potevamo segnare sia noi che loro. Alessandro Cacciotti, oggi che sostituiva Pappa, ha fatto una grande partita, salvando anche qualche incursione importante. Poi il tiro libero di Triolo è stato sicuramente la chiave di volta e di svolta di questa partita, ha infilato insomma un gol da grande giocatore, poi 2-0, il 3-0 con l'uomo in movimento, poi il 3-1 finale. Sono molto contento e soddisfatto dei miei, sinceramente. Con questa vittoria vi sentite di aver eliminato una rivale importante per la vetta? Sì, ci sentiamo un po' più forti e un po' più predisposti a lottare ancora di più per questo campionato. Sicuramente loro contavano moltissimo su questa partita come noi, però oggi usciamo vincitori da questo campo difficile. Faccio un applauso anche all'altra squadra, però non posso che dire che sicuramente il risultato evidenzia che forse i nostri avevano qualcosa in più. Mister Antonio Angeletti, da dove vuole partire dopo questa sconfitta amara? Sconfitta amara, ma purtroppo non posso dire nulla ai miei ragazzi perché abbiamo giocato una partita, non dico perfetta, ma su buoni livelli. Purtroppo hanno sbloccato il risultato con una punizione, a mio avviso, inesistente, perché c'era un fallo prima su Bulbuaga non ravvisato, e quindi vabbè, ci può stare. Però abbiamo tirato, forse un po' imprecisi, abbiamo fatto la partita. Il nostro portiere alla fine tutto sommato ha fatto 3 parate in tutta la partita, quindi alla fine avevamo anche difeso bene, però purtroppo l'imprecisione sotto porta ci ha molto molto penalizzato. Era una gara che comunque chi la sbloccava forse la portava a termine, sicuramente sì, però ecco, ci ha detto un po' male, pazienza, i ragazzi non gli posso dire nulla, hanno fatto il loro dovere senza alcun problema. Vi sentite tagliati fuori dalla lotta per il vertice dopo questa partita? No, continuiamo avanti, il campionato è ancora lungo. Andiamo avanti, vedremo cosa succederà.